Aiutaci ad aiutare, questo è lo slogan di una colletta alimentare che si svolge oggi a Sciacca, ma anche in altre città della provincia di Agrigento, organizzata dalla Caritas diocesana. A Sciacca c'è una situazione particolarmente critica, con una settantina di famiglie che vengono assistite dalla Caritas che fa capo alla parrocchia di San Calogero, ma purtroppo il momento di bisogno, la situazione di povertà riguarda anche altri e in molti si rivolgono anche ad altre parrocchie. Michele Celestri, è un quadro negativo quello che purtroppo voi ogni giorno verificate? È un quadro negativo sicuramente, ecco, noi stiamo assistendo a un progressivo aumento di questo disagio nella città di Sciacca e per quanto è possibile cerchiamo di fare fronte alle necessità delle persone, non tanto con aiuto materiale ma anche con assistenza e con il cercare di trovare soluzioni perché questa gente possa risolvere i loro problemi al meglio, ecco, per quello che noi possiamo fare. E c'è anche molta solidarietà, quindi voi già oggi avete riscontrato questo? È tangibile, e qui noi stiamo vedendo una solidarietà veramente spontanea da parte delle persone che non si rifiutano di dare una mano per aiutare tutti i loro fratelli che sono nel disagio. Michele Patti, dicevamo che la situazione è, anche dal vostro osservatorio è particolarmente critica, ma voi come parrocchia di San Calogero avete anche attivato dei servizi ulteriori, diciamo quali? Sì, i nostri servizi naturalmente sono degli sportelli prettamente diocesani, quindi noi siamo dei volontari in collegamento con la nostra arcidiocesi. Noi abbiamo dei sportelli, in modo particolare il centro d'ascolto e un altro sportello che si chiama Corner, che dà una mano d'aiuto, diciamo, a chi ha perso il lavoro, chi cerca il lavoro, con un accompagnamento particolare per vedere se si possono inserire queste persone, diciamo, nella ricerca vera e propria di opportunità che ci vengono anche date. Anche un lavoro precario, anche qualche giornata di lavoro per sfamare la famiglia. Sì, esattamente, nel settore badanti, giardinaggio, nella qualsiasi cosa. Sì. Ecco, però ricordiamo, come dicevamo precedentemente, che questa è un'iniziativa a livello diocesano, della Caritas diocesana, quindi oggi anche in tante altre città viene effettuata questa raccolta. Oggi in tutte, sì, in tutte, diciamo, le città della provincia di Agrigento a livello diocesano c'è la stessa colletta alimentare che viene fatta due volte all'anno. La prima è in questo periodo che è giugno e la seconda ad ottobre, sì. Bene, grazie a Michele Patti e alla Caritas, e quindi ricordiamo che oggi per tutta la giornata è possibile effettuare questa donazione. Sì, a noi ci trovate in tre punti, ci trovate qui al centesimo, al nuovo mercato in contrada Senazia dietro l'ospedale nuovo e in contrada Salbella al Paghi Poco.